Monbaroccio è un grazioso borgo medievale, adagiato sulle colline dell'immediato entroterra della provincia di Pesaro Urbino e cinto da possenti mura a scarpata, torrioni e feritoie realizzate per proteggere l'antico castello. Arrivati davanti a uno degli accessi al centro storico, imbocchiamo la poderosa Porta Maggiore, inglobata da due torri, che dà sulla via principale. Poco distante da Monbaroccio, sul Monte Matera, possiamo visitare il santuario del Beato Sante. La chiesa al suo interno custodisce affreschi e tele del XVI secolo. All'interno delle stanze museali si possono ammirare arredi ecclesiastici, oggetti di culto, statue, tre interessanti dipinti. Appena entrati incontriamo Palazzo del Monte, residenza dei Marchesi del Monte. Continuando sulla via principale incontriamo la chiesa in onore ai santi Vito e Modesto, che sono entrambi i patroni. Questa chiesa è stata costruita nella fine del 300. All'interno ci sono dipinti di pregio e un organo della fine del 700. Continuando sulla via principale, arriviamo alla piazza dove sorge il Palazzo del Comune, con annessa torre civica realizzata nel 600. Camminando lungo il borgo, sugli affascinanti camminamenti, possiamo ammirare le bellissime colline marchigiane e sullo sfondo il Mar Adriatico. Un'altra cosa da visitare a Monbaroccio è il Museo della Civiltà Contadina. Nelle cantine dell'ex convento dell'Ordine dei Girolimini c'è una ricca collezione di suppellettili, attrezzi databili inerenti all'attività domestica, artigianale e professionale della tradizione locale. Da non perdere poi il Museo del Ricamo, che è una ricca raccolta di 1400 pezzi pregiati, antichi e di fattura più recente realizzati dalle donne locali. Ricami creati con la tecnica del legaccio tramandata tra madre e figlia. Il borgo medievale vide il susseguirsi di molti domini, dai Malatesta agli Sforza, dai della Rovere ai Marchesi del Monte e dallo Stato Pontificio fino alla crisi dell'Ottocento. Gli eventi più famosi a Monbaroccio è il Natale a Monbaroccio, che è un evento natalizio con stand a tema, artigianato, prodotti tipici locali, animato da molti spettacoli ed eventi. Da non perdere poi a maggio la Festa degli Alberi, che è una manifestazione commerciale, fioreale e vivaista. Amici, siamo arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!